Sta andando molto bene Fabio Aru, che in questo momento è secondo al tempo intermedio di Comblu a 10 km dalla partenza, il miglior tempo di Dumoulin in 18:49, Fabio Aru a 24 secondi al primo intermedio, primo Port, secondo Dumoulin a 9 secondi, terzo De Gendt a 21 secondi, Aru a 25 secondi. Quindi il nostro Aru si sta comportando, Maurizio, abbastanza bene sino a questo momento. Sì, e tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più da Fabio in questo tour. Sta in ogni caso in questa ultima settimana andando meglio rispetto a prima. L'abbiamo visto ieri Nibali che ha lavorato tantissimo, e sono felice di vedere Vincenzo ritrovare la condizione, soprattutto in vista delle Olimpiadi. In questa ultima settimana l'abbiamo visto pedalare già brillantemente ieri e aiutare Fabio Aru, ma che purtroppo ieri ha provato a fare qualcosa ma non ci è riuscito. Oggi nella cronometro sta andando bene, speriamo riesca a entrare nei primi 5 in classifica finale. Sta per arrivare Danny Martin, il corridore irlandese della Etic Quickstep, un minuto e qualche secondo il suo margine di ritardo rispetto a Tom Dumoulin, che ha fatto davvero una grande prova. Lo sprint di Danny Martin a 1:06, dietro anche a Vincenzo Nibali. Sta per arrivare Fabio Aru, 30:56 il suo tempo, 31:04 il tempo impossibile da battere di Dumoulin, ma Aru è andato abbastanza bene. Adesso c'è una curva a sinistra, una controcurva a destra dove è caduto anche il francese Roy. Fabio Aru spinge moltissimo sui pedali, per il momento è il secondo miglior tempo. Bravo Fabio, dobbiamo dirlo, bravissimo, perché sta sprintando. Vediamo anche le bandiere sarde che sventolano al sole, al cielo di Megève. Chiude con un buon tempo Fabio Aru, per il momento è secondo, 11 secondi allora qua ci possiamo, allora i nostri ascoltatori non possono vedere le immagini, ma però cerco di spiegarle. Dumoulin ha corso con la bicicletta da cronometro, invece Fabio Aru ha corso con la bicicletta da strada con le protesi, quindi una posizione nella parte iniziale aerodinamica ma non estrema come si usa nella bicicletta da cronometro, però sicuramente avvantaggiato poi nei tratti di salita dove la bicicletta da strada è più leggera e ha una posizione che normalmente il corridore usa tutti i giorni nelle salite. Abbiamo visto che in 17 km ha perso pochissimo, quindi cosa vuol dire? Se confrontiamo alla cronometro e Dumoulin è molto più forte al cronometro, probabilmente Dumoulin con la bicicletta da strada avrebbe fatto qualcosa meglio, ma forse lui ha scelto anche questa strada perché sta preparando i giochi e quindi ha voluto fare questa scelta. Quintana al secondo intermedio, quello di Comblu, ha un ritardo di un minuto e un secondo rispetto a Dumoulin, ma adesso tutta l'attenzione è su Chris Froome per sapere quali saranno i suoi passaggi. Però per il momento Giovanni, Fabio Aru, complimenti e congratulazioni, perché ha disputato bravissimo, una splendida cronometro. Non l'avremmo immaginato. Ci ha sorpreso in positivo e dimostra ancora una volta che l'ultima settimana dei grandi giri vede un Fabio Aru in crescita. Era già avvenuto al Giro d'Italia, è già successo alla Vuelta che il corridore sardo ha vinto. Adesso Froome ha il tempo, vediamo un po', superiore rispetto a quello di Dumoulin al punto intermedio di Comblu. Chris Froome è arrivato al primo tempo intermedio dopo 6,5 km in quinta posizione con un ritardo di 23 secondi da Richie Port, Dumoulin a 9 secondi, Yates a 10 secondi, De Gendt a 21 secondi. 48 secondi il ritardo di Quintana rispetto a Dumoulin, 48 meno 12 perché 12 era il ritardo di Aru, insomma mi pare 36 secondi di vantaggio per Aru su Quintana. Sta arrivando Yates, il giovane britannico leader della classifica dei giovani, ma il suo è già un ritardo, non dico pesante, però insomma siamo nell'ordine del minuto di ritardo più o meno rispetto a Tom Dumoulin. Ma io confermerei ancora la grande prova di Fabio Aru, secondo a 12 secondi da Dumoulin, precede Port di qualche millesimo, poi Bardet a 21 secondi e De Gendt a 41 secondi. Chiude con un ritardo di 1 minuto e 02 Yates, e dunque Aru qualche secondino, secondino inteso come secondo e non come carceriere, Maurizio, lo guadagna. Ha fatto una grandissima prova, fa piacere perché l'abbiamo visto in questo inizio di tour non andare particolarmente bene, però la grande tenacia sia sua sia di Nibali che si è messo a disposizione, sia di Martinelli che con la sua squadra ha sempre cercato di fare una corsa in ogni caso per provare a battere Froome, non si è mai arreso e secondo me domani e dopodomani ci proveranno, perché tanto arrivare
sesto, settimo non gli cambia niente, devono provare a fare qualcosa per arrivare sul podio. Certo, ricordiamo dunque la classifica parziale, al comando Dumoulin il tempo di 31.04, secondo Fabio Aru, bravissimo, a 12 secondi, terzo Ricci Porta a 12 secondi e 4 centesimi, quarto Bardet a 21 secondi, quinto De Gent a 41 secondi, devono ancora completare la loro prova Mollema e soprattutto Chris Froome, un Chris Froome meno brillante che in altre circostanze, ma lui ha il controllo della corsa, ha una grandissima squadra, dunque ha la possibilità, come dire, di gestire anche i 2 minuti e 27 secondi nei confronti di Mollema. Io credo che Mollema non è che guadagnerà dei secondi in questa cronometro, Maurizio. No, guadagnerà pochissimo, forse perderà, però la paura che può avere Froome può essere solamente dovuta a cadute, come è successo al giro per Kreuzvik, e un crollo però insomma è difficile, che non l'abbiamo visto mai nella sua carriera avere dei crolli eclatanti. L'abbiamo visto soffrire l'anno scorso sull'Alpe d'Huez, dove ha perso parecchio da Quintana, però insomma se tutte le cose vanno normalmente con la squadra che ha e come sta andando è difficile che riesca insomma a perdere il Tour. Sta arrivando Mollema, è già lontano perché ha quasi 2 minuti di ritardo, direi, rispetto a 1 minuto di ritardo rispetto a Dumoulin, 32 precisi, 32 e 4 secondi, 31.04 il tempo da battere di Mollema, dunque Dumoulin ha un vantaggio di 1 minuto e 2 secondi rispetto a Mollema, che da Aru ha perso dunque una quarantina di secondi. Questo è il quadro un po' complessivo, attendiamo Christopher Froome, ma insomma è difficile che Froome riesca a strappare, Maurizio, la vittoria a Dumoulin, che si conferma il vero grande rivale di Tony Martin nelle corse a cronometro. Questa è una cronoscalata, però Dumoulin sa anche andare benissimo nella corsa, come dire, in pianura. Froome è davanti, insomma ci ha riprovato Froome, però ci ha riprovato con quella discesa lì, insomma è durata poco dai monitor di servizio, ma comunque la tentazione c'è stata. Pochi metri, pochi spiccioli, Froome probabilmente andrà a conquistare questa vittoria con Fabio Aru sul podio, perché giungerà terzo. Froome 31.04 il tempo da battere, 30.31 per il momento il tempo del campione britannico, mancano 200 metri alla conclusione, forza ancora sui pedali il leader della corsa, la maglia gialla sta tenendo il tempo di 30.43 e chiude con 21 secondi di vantaggio su Dumoulin. Una grande impresa quella di Froome, nessuno l'avrebbe immaginato, era quinto al primo intermedio quello di Carlu. Ma no, è sicuramente sorprendente, perché nella prima parte ha perso rispetto a Dumoulin, e pur essendo un tratto in pianura ha fatto tutta l'altra parte della cronometro in crescendo, anche nei tratti in salita, come vi dicevo, con una bicicletta che non è vantaggiosa perché è anche leggermente più pesante, però dimostrazione che è che ha avuto ragione, penso, sia nell'utilizzo della bicicletta sia dimostrando che sta andando in ogni caso forte. Non l'abbiamo visto fare grandi attacchi in salita come gli altri anni, però sta andando forte, quindi se non succede niente il giro è suo. È suo, il Tour è suo. Noi chiudiamo qui ricordando la vittoria di Chris Froome nel cronometro da Sallanches à Megève, a 21 secondi si è classificato Dumoulin, terzo sul podio Fabio Aru a 33 secondi e quarto Porta a 33 secondi, quinto Bardet a 42, sesto De Gent a 1.02, settimo Izaguirre Sausti a 1.03, poi Rodriguez a 1.05, Menties il giovane sudafricano della Lampre a 1.08, Quintana a 1.10 e subito dopo Vincenzo Nibali. Insomma è andata bene, siamo soddisfatti, un terzo e un undicesimo posto, Chris Froome mantiene naturalmente la maglia gialla. Allora la nuova classifica generale vede Christopher Froome al comando, Mollema segue a 3.30, Yates a 4.02, Aru è risalito di una posizione perché ha scavalcato Alejandro Valverde e da ottavo si è classificato per il momento in settima posizione.